Buonasera, alla redazione Cultura Europa per la rubrica Corrispondenza Estere con Gilbert Dawed. Oggi parliamo di Libia. Gilbert, io partirei dal famoso attacco del 2011 che poi ha portato alla destituzione e all'uccisione di Muammar Gheddafi. Giancarlo, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a te e agli ascoltatori. Effettivamente, oggi parliamo di Libia e possiamo effettivamente parlare dell'attacco occidentale su Gheddafi, che è molto conosciuto dai nostri ascoltatori. Però penso che bisogna mettere anche in contesto che cos'era Libia, considerando per esempio i politici italiani dei 5 Stelle che lavorano al Ministero degli Affari Esteri, che hanno confuso la Libia con il Libano. Ma è molto importante precisare per chi non lo sa che il Libano è un paese indipendente che sta nella Mediterranea orientale con la frontiera con la Siria e Israele, e di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e anche la settimana prima con un speciale programma. Che poi sulla base di quale abbiamo lanciato queste corrispondenze estere. La Libia in realtà invece è chiaramente il paese che sta in Nord Africa, che tra l'altro è stato colonizzato dall'Italia. In realtà la Libia è nata come Stato-nazione grazie all'Italia. Allora, se permetti, io farei un quadro storico un po' per capire che sta succedendo, non solo per capire da dove viene Gheddafi politicamente, ma anche da dove vengono le crisi attuali in Libia, nella guerra civile libica attuale. Certo. Allora, devo precisare che la Libia, come il Libano, come menzionato l'altra volta, sono degli stati-nazioni creati artificialmente dall'Occidente. In realtà la Libia moderna nasce nel 1911, quando l'Italia di Giolitti dichiarò la guerra all'Impero Ottomano. Sono i primi fermenti di quello che diventerà la Libia. Perché all'epoca, grazie al trattato di pace di Losanna nel 1912, l'Italia ottenne il controllo della Tripolitania e della Cirenaica, ed è molto importante ricordarsi di questi due nomi di regione, la Tripolitania e la Cirenaica, perché 2 secoli dopo, insomma, un secolo dopo, stiamo parlando sempre di queste due regioni, che sono due regioni distinte in Libia. L'Italia riuscì, in realtà, dopo la resistenza organizzata dai Senussi, che è la famiglia reale libica, e chiaramente il famoso Omar El Mokhtar, che tra l'altro, se non sbaglio, le edizioni del Velto di Claudio Muti hanno fatto un libro famoso, hanno pubblicato un libro famoso su Omar El Mokhtar. Esattamente. Penso della collana Corriere del Velto, se non sbaglio. Insegna il vetto, sì. Esatto, dunque dopo la sconfitta della resistenza libica, l'Italia creò, fusionando queste due regioni della Tripolitania e della Cirenaica, creò la Libia moderna, come Stato-nazione moderna. E tra l'altro questa colonizzazione ebbe un successo alquanto importante, perché nel 1939 il 13% della popolazione libica erano dei coloni italiani. Dunque, la popolazione italiana in Libia è stata abbastanza importante. Allora, col fascismo, i sudditi, gli autoctoni, insomma, gli arabi libici, che erano prevalentemente non cittadini ma beduini, insomma, sì, beduini per il mio termine, sono diventati dei cittadini italiani libici, con tutti i diritti che ne conseguirono per tutti gli italiani. Poi Mussolini, dopo, nel 1934, iniziò una politica favorevole agli arabi libici, la famosa strada dell'Islam che noi conosciamo, e definì i musulmani italiani della quarta sponda d'Italia. Dunque, per Mussolini e il fascismo, i musulmani libici erano gli italiani della quarta sponda d'Italia. Ed è molto importante ricordarsi di questo, perché c'è questo legame, se vogliamo, storico tra non solo l'Italia prefascista e l'Italia della Repubblica Italiana, insomma, dopo la guerra, ma c'è questo legame tra il fascismo italiano e la Libia. Dunque, la Libia moderna è costituita da quattro province,
che sono la provincia di Tripoli, la provincia di Muscata, dove viene la famiglia di Gheddafi, la provincia di Benghazi e la provincia di Derna. Allora, dopo la fine della guerra, seconda guerra mondiale, come noi sappiamo tutti, le conseguenze della sconfitta dell'Italia fascista sulle forze anglo-americane ha fatto in modo che l'Italia perse la Libia e la Gran Bretagna prese il controllo della Tripolitania e della Cirenaica. Questo è stato quadro storico, giusto? Giusto. Allora, perfetto, adesso sappiamo che cos'è la Libia, uno stato artificiale creato di fatto dagli occidentali con due delle quattro regioni, tra cui due più importanti, sono la Cirenaica e la Tripolitana. Dunque, la Libia ottenne l'indipendenza nel 1951 con la famiglia di Idris Sanusi, che divenne il primo monarca della Libia, che era il Regno Unito di Libia, e adottò una bandiera, anche questa è molto importante di ricordarsi, la bandiera libica dell'epoca 51-69, dell'epoca di quando era un regno, è diventata di nuovo dal 2012 in poi la bandiera ufficiale della Libia adesso, del dopo Gheddafi. Mm-hmm. Dunque, però bisogna anche aggiungere un'altra cosa importante, che all'epoca in Libia c'erano, con i Sanusi, c'erano le due basi più importanti americane, una base militare americana e una base militare inglese che controllavano il Mediterraneo. Molto importante, perché con la rivoluzione del 69, con Gheddafi, con la rivoluzione degli ufficiali libici, che erano ispirati dal nazionalismo arabo di Nasser, la prima cosa che fecero non è che di buttare fuori gli italiani, come ovviamente si dice, però l'hanno fatto, però in realtà era di buttare fuori le basi militari, sia inglesi che americani, buttarono fuori. Praticamente Gheddafi, quando prese il potere nel 69, buttò fuori le basi militari occidentali, ispirate dal nazionalismo nasseriano prima di tutto, e poi pan-arabo, prima di tutto. E Gheddafi dal 69 al 2011 cercò, con tutto il suo, come dire, con tutto il suo eccentrismo, era eccentrico Gheddafi, sicuramente era eccentrico. Aveva sicuramente un problema, che non aveva un popolo, perché la Libia era sotto, non era molto popolata, la Libia ricca, perché chiaramente il petrolio è stato scoperto in Libia negli anni 50, dove era un paese ricco, però cercò con tutta la sua vita politicamente di creare questa famosa unità araba, cercò di farlo con l'Egitto, cercò di farlo con la Siria. La RAU. Sì, la famosa la Repubblica Araba Unita, che tutti questi tentativi fallirono, e cercò anche di investire soldi nei gruppi nazionalisti o cosiddetti nazionalisti europei, tra cui l'IRA, perché finanziò, come tu ben sappiamo, l'IRA, e tra l'altro mandò dei battelli e delle armi, delle consegne di armi abbastanza importanti in Irlanda, per cui, se ricordate, due battelli sono stati intercettati dalle forze inglesi. Non so se sono italiane che all'epoca, ma hanno intercettato due pescherecci pieni di armi per l'IRA. Dunque, Gheddafi, con tutta la sua politica un po' rozza, se vogliamo, o grezza, cercò tutta la sua politica era sviluppata nel senso filo-arabo e pan-arabo. Però a un certo momento, quando concluse che questa politica pan-araba non funzionava, alla fine cercò di diventare, riscontrò, diciamo, la sua politica estera, per produrre una posizione o una politica panafricana. Alla fine della sua vita, negli ultimi 3-4-5 anni, voleva fare chiaramente sotto il controllo della Libia, un'unità africana, del continente africano. E penso che questo è anche uno dei problemi che creò un problema con la Francia e l'Inghilterra. E adesso arriviamo alla guerra. Però
Non è possibile non parlare di Gheddafi senza parlare di Lockerbie, perché c'è stato questo famoso attentato di Lockerbie, sì, se tutti ricordi, i nostri ascoltatori ricordano, della Falam che si abbatte in Scozia. Scozia. Questo attacco fu attribuito, secondo la parere mio, senza nessuna prova, al regime di Gheddafi, e dopo l'attentato di Lockerbie, Gheddafi e la Libia dovrebbero subire un blocco, delle sanzioni economiche pesantissime per svariati anni. Però alla fine, e questo è importante per vedere la duplicità dell'Inghilterra, poi Blair, il socialista che era primo ministro, riportò alla normalità le relazioni tra la Libia e il mondo, diciamo l'Occidente, facendo questo famoso viaggio a Tripoli, dove sdoganò Gheddafi e in realtà ci fece capire che tutto ritornava alla normalità. Cosa che non è, non è vera, perché quando è cambiato il governo inglese da Tony Blair al conservatore Cameron nel 2011, lì quando cominciò la guerra anglo-francese contro la Libia. Allora, questa è la cosa storica. Adesso entriamo più dell'attualità e, come hai detto te, parliamo di questa famosa guerra. Questa famosa guerra che è dichiarata in certi libri storici come la guerra civile libica, per me non lo è, perché in realtà ha fatto parte questa, che chiamiamo guerra civile, è parte delle famose primavera araba. Sì. Se ti ricordi, in Tunisia, in Marocco scoppiarono delle manifestazioni, come scoppiarono anche in Libia e poi dopo la Libia in Siria, in Egitto, anche in Libano all'epoca. Anche in Egitto. Anche in Egitto. Anche in Egitto, come no? E le famose in Egitto, tra l'altro molto importanti, che hanno portato i fratelli musulmani, esatto, faccio la parentesi, i fratelli musulmani al potere, e che poi c'è stato il colpo di Stato di Sisi contro i fratelli musulmani. Sì. Però questa guerra civile, queste proteste, che erano veramente delle manifestazioni arancio, che noi chiamiamo arancio, in Libia, furono il pretesto del governo di Cameron e di Sarkozy di intervenire in Libia. Le loro che fecero, penso, credettero che la guerra sarebbe stata molto, molto breve, che in realtà il popolo non amava Gheddafi e che sarebbe stata la guerra, e che sarebbe finita molto brevemente. In realtà le forze libiche hanno resistito abbastanza bene contro queste forze anglo-francesi, che dovettero chiedere l'intervento tramite la risoluzione del 1973 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'intervento degli Stati Uniti e della NATO. E lì che intervenne dunque gli Stati Uniti e la NATO, e la guerra finì, chiaramente le forze libiche, fino a Gheddafi non potevano resistere. E Gheddafi sappiamo che fine ha fatto, è stato trucidato, assassinato, è stato un atto criminale fatto dagli occidentali di ammazzare Gheddafi senza neanche un processo, senza neanche una sentenza di legalità. Tutti sappiamo, è vietato per legge internazionale. Vabbè, un capo di Stato straniero. È nella loro tradizione. All'epoca, se tutti ricordi, tutti ci ricordiamo, Hillary Clinton, in TV, su NBC, se non sbaglio, americana, fece questo gioco di parole di veni vidi vici di Cesare, aggiungendo: noi abbiamo ammazzato, e proclamando, prendendo la responsabilità di aver ammazzato Gheddafi. Sì. Il loro modus operandi da sempre. Scusa? Il loro modus operandi da sempre. Sì, ma tanto loro ammazzano, poi nessuno ha il coraggio, la forza di denunciarlo. Di prenderli alla Argo, a Amsterdam, insomma, di farli dei tribunali. Allora loro hanno il diritto di fare quello che gli pare. Però ecco. Da questo punto l'Europa ha fatto un errore strategico, per cui l'Italia, perché l'Italia di Berlusconi all'epoca era, come sappiamo, amica di Gheddafi e della Libia,
non peraltro Gheddafi, prima di che scoppiasse questa guerra voluta dai francesi e inglesi, come tra l'altro nel 1956 nel Sinai, che è stata una guerra anglo, all'epoca anche anglo-francese, Berlusconi abbandonò l'amico Gheddafi per vari motivi anche interni per poter sopravvivere adesso internamente. Come noi ben sappiamo, Berlusconi non sopravvivò perché è stato cacciato dopo la caduta di Gheddafi, è stato cacciato dal suo governo cadde in Italia. Però all'epoca Gheddafi, prima di perdere, diciamo, la guerra, o di essere ammazzato, fece due interventi molto che si trovano ancora su YouTube, dove dichiarò agli europei: ragazzi, fate attenzione che la Libia è l'ultimo baluardo contro l'immigrazione del sud dell'Africa, che era la diga che controllava questa immigrazione, e secondo luogo bloccava anche l'espansionismo islamico. All'epoca tutti videro in Occidente dicendo questo è un folle. In realtà, come ben sappiamo noi, dopo il 2015 fino adesso, dopo 5-6 anni che Gheddafi, o più di più, adesso sono 8 anni, sappiamo che abbiamo problemi dell'immigrazione che viene qua in Sicilia, si sa, Lampedusa, sbarcano a Lampedusa. Dunque la Libia è diventato, non è più uno Stato moderno, non è neanche più uno Stato, è in costante guerra civile tra varie milizie, per cui ben divise le due più importanti, e ritorniamo al quadro storico che abbiamo fatto, che è la provincia della Cirenaica e di Tripoli. Dunque queste sono le due divisioni storiche, diciamo, della Libia, e questo Stato, che non è più uno Stato, e in realtà è diventato come la Bosnia a un certo momento, o il Kosovo, perdono, non la Bosnia, il Kosovo, scusate, è diventato una raccolta di gruppi mafiosi che trafficano con le armi, con le droga e con gli immigrati. Ecco, questo è il quadro. E dunque, da questa guerra contro Gheddafi scoppia nel 2015 quello che certi autori chiamano la seconda guerra civile libica, che io chiamerei la prima, perché per me quello che loro chiamano la prima guerra civile contro Gheddafi, per me, come ho detto, era in realtà una guerra internazionale dell'Occidente, specialmente degli anglo-francesi contro la Libia. La prima guerra civile, dunque, che scoppia nel 2015 è dovuta a svariati gruppi, dunque, che si definiscono così, perché come dopo la scaduta di Gheddafi i vari gruppi libici non sono riusciti a fare a costituire un forte stato centrale. Mm-hmm. Nel 2014 la situazione precipita in seguito al colpo di stato del generale Haftar, con l'occupazione del Parlamento a Tripoli. Da senti, Gilbert, scusami se ti interrompo. Dunque, Gilbert? E poi un terzo player interviene in Libia, che è il Daesh, gli islamisti. Dunque nel 2014 interviene un terzo player, che sono i gruppi islamisti che proclamano a Benghazi l'emirato islamico. Dunque abbiamo tre governi adesso in Libia. Abbiamo quello di Haftar, quello degli islamisti e quello di Tobruk. Dunque gli islamisti sono a Benghazi e quello di Tobruk. Allora, le cose si complicano ancora di più. Mi dispiace, non so se sono chiaro, ma perché la situazione è veramente molto fluida. Io quello che ti volevo proporre è di rinviare a una prossima puntata l'attualità sulla Libia, non solo per ragioni di tempo, ma anche perché probabilmente necessita un ulteriore approfondimento dopo che abbiamo fatto il quadro storico della Libia, perché ci sono anche molti player internazionali dietro alle entità che hai appena nominato. Quindi attuale in Libia è molto complessa, esatto, perché ci sono 4-5 player interni libici, tra cui il figlio di Gheddafi, insomma i gruppi, i clan Gheddafi, che pochi ne parlano,
poi con gli interventi dell'estero, che con la Turchia, che adesso sono aggiunti con la presenza della Russia e della Turchia. Se vuoi ne parliamo la settimana prossima. Perfetto, io direi che per oggi abbiamo tracciato bene il quadro storico dalla nascita della Libia fino ad oggi, e la prossima puntata la dedicheremo invece ad approfondire proprio quello che sta succedendo in questi mesi. Va bene? Perfetto, facciamo così allora. Allora ti saluto a tutti e poi ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a te, alla settimana prossima. Grazie.